Io sono Vanessa Rosano, direttrice di Lega Ambiente Sicilia, e vi ringrazio veramente per essere venuti così numerosi a questa iniziativa. E noterete che il luogo per una conferenza stampa è un po' atipico, ma ci faceva piacere proprio essere sul luogo del misfatto. Misfatto che vorremmo assolutamente evitare, ostacolare con proposte concrete, fattibili, che la Sicilia aspetta da decenni, ma che anche la Calabria aspetta da decenni. A questo tavolo ci sono con me il presidente di Legambiente dei Peloritani, Circolo di Messina, la portavoce di Goletta Verde, Alice De Marco, e Daniele Dialacqua, storico socio di Legambiente Messina, altro circolo ovviamente di Messina. I circoli locali, intanto colgo questa occasione pubblica per ringraziarli per il lavoro che fanno, non solo di appunto protesta e opposizione all'opera in questione, il ponte sullo stretto, ma anche di proposte positive. Perché spesso veniamo identificati come le realtà ambientaliste, antagoniste a qualsiasi cosa, che portano avanti solo no, senza, in modo ideologico. Bene, Legambiente non è un'associazione che fa dell'ideologia la sua bandiera, ma che va a studiare i fatti e anche proposte che non sono soltanto sostenibili dal punto di vista ambientale, ma anche sociale. Per questo oggi, per questa giornata di mobilitazione, ovviamente giovandoci anche della presenza di Goletta Verde, che è la storica campagna estiva di Legambiente che gira l'Italia per monitorare la salute delle nostre coste, ma anche delle coste non solo dal punto di vista della qualità dell'acqua, ma anche dell'utilizzo del demanio marittimo e dei progetti che occupano le coste, abbiamo lanciato un dossier, Il Grande Bluff, che avremo modo anche di approfondire, che in questo momento viene pubblicato, quindi lo potrete trovare anche online, lascio qua a disposizione una copia. Però non vado oltre e lascio la parola ad Alice, e poi passando la parola ai circoli. In collegamento abbiamo la fortuna di avere la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta, che ringraziamo per essersi collegata da remoto. E in conclusione sentiremo anche le parole del nostro presidente nazionale, Stefano Ciafani, che ringrazio anche lui in collegamento per essere con noi. Alice, passo a te la palla. Grazie Vanessa, mi unisco ai ringraziamenti che facevi, quindi insomma a tutti gli intervenuti qui oggi, ai circoli, ai regionali, perché oggi appunto in questo territorio così significativo ci sono due grandi e belle regioni che si incontrano in questo momento al tavolo, anche se in parte virtualmente. Quindi ringrazio voi per aver organizzato questo momento, ringrazio tutta la Legambiente in realtà, perché riusciamo in occasioni come questa a sottolineare l'importanza di quello che facciamo, ma soprattutto di dare voce ai territori, che è la parte più importante di quelle che sono le campagne e gli strumenti che abbiamo in mano. Goletta Verde, come diceva Vanessa, oggi è qui a Messina per fare tappa, per affrontare un importante tema. Goletta Verde è una campagna storica di Legambiente, ormai è arrivata alla 37esima edizione. Quindi la prima volta che Goletta Verde è salpata era il 1986, e le storie che già affrontava, purtroppo i temi che affrontava nel 1986 sono ancora i temi che affrontiamo oggi dopo 37 anni. Quindi il lavoro, il nostro paese, ha ancora tanto da fare per cambiare questa situazione. Come diceva Vanessa, la Goletta Verde affronta i temi legati al monitoraggio delle acque, quindi a capire la qualità delle acque delle nostre coste, purtroppo legate ancora al problema, alla criticità della mala depurazione, addirittura dell'assente depurazione che ancora ad oggi
oggi abbiamo nel nostro paese. 2 milioni di persone non hanno il sistema fognario a disposizione ancora oggi, quindi vuol dire che i depuratori in alcune aree del nostro paese non esistono e ben oltre 2 milioni di persone sono servite da un servizio non adeguato, quindi sottostimato alla presenza numerica proprio delle persone che servono. Di cui insomma fornisce il servizio. Quindi i temi che Egoletta affronta sono tanti, come diceva Vanessa, passiamo dalla qualità delle acque, ma anche ai problemi che affliggono le nostre coste. Le nostre coste sono ancora oggi flagellate dal problema dell'abusivismo edilizio. Eravamo giusto 2 giorni fa davanti alla spiaggia del Sarello per un blitz contro l'ecomostro che si trova ancora lì, che è questa struttura così fatiscente e pericolosa tra l'altro anche per le persone che usufruiscono di quella spiaggia. Siamo la Coletta Verde.